Quando Square Enix nel 2018, ebbene sì ragazzi, l'anno scorso alle 3 del 2018 aveva annunciato un gioco sugli Avengers, tutti noi videogiocatori c'eravamo hypati a dismisura, eravamo proprio curiosi su questo videogioco, come Square Enix avrebbe portato questo grandissimo marchio su PlayStation 4, Xbox One e PC, cosa avrebbe fatto, quale sarebbe stata la grafica, sarebbe arrivata sulla next gen e soprattutto come sarebbe stato il gameplay. Beh ragazzi, a queste e altre domande alle 3 del 2019 siamo riusciti a dare delle risposte e quindi eccoci qui in un nuovo incredibile video in cui andiamo a vedere tutte le news su Marvel's Avengers, un titolo in uscita il 15 maggio 2020. Come sempre amici, mi raccomando, gustatevi il video sopra ogni cosa, ma se il video vi è piaciuto, mi raccomando, date una piccola mano al canale, un like e un'iscrizione sono sempre graditi. Grazie mille a tutti. E che dite? Partiamo un attimino con la storia. Ebbene sì, una delle domande chiave che avevamo noi videogiocatori era: ma questo titolo sugli Avengers avrebbe ricalcato fedelmente quello che è successo nei fumetti e poi nel film? La risposta è molto semplice. No ragazzi, si tratta di una storia completamente parallela che non ha niente a che fare con quello che abbiamo visto al cinema, anche se ovviamente ci sono alcuni riferimenti ai film. Ci sono ovviamente tantissime citazioni, ci sono ovviamente le stesse ambientazioni, gli stessi palazzi che abbiamo visto nel film. Ma la storia di questo videogioco è uno spin-off, ragazzi, una storia tutta unica, tutta imperdibile, e stando a quanto hanno detto gli sviluppatori di Square Enix, è stata creata a braccetto con chi ha creato i film degli Avengers. Seconda domanda estremamente importante: con quale personaggio potremmo giocare? Ebbene ragazzi, qui abbiamo davvero una montagna di informazioni, ma andiamo con calma. I 5 personaggi con cui potrete giocare sono Capitan America, Thor, Hulk, Vedova Nera e Iron Man. Tutti questi 5 personaggi, ragazzi, senza ombra di dubbio, hanno le loro qualità, hanno le loro armi, hanno le loro incredibili abilità e saranno esattamente quelle che abbiamo visto. Quindi Iron Man e Thor saranno in grado di volare, avranno le loro capacità uniche, allo stesso tempo anche Hulk, Black Widow e anche Captain America avranno le loro abilità ultra particolari. Questo non vuol dire che voi dovrete utilizzare un personaggio particolare per andare avanti in una determinata sequenza. Voi potete scegliere il personaggio e anzi, vi dirò di più, sembra che Square Enix voglia, una volta lanciato il titolo, tramite appositi DLC ampliare il roster di personaggi giocabili, anche se questo, ragazzi, resta semplicemente un rumor. Ed ora altra domanda spinosa e impegnativa: ma il titolo sarà semplicemente un single player o ci sarà anche un multiplayer? Ebbene ragazzi, abbiamo la risposta anche per questo. Marvel's Avengers è un titolo che si giocherà principalmente per la campagna principale, anche se a essere sincero ragazzi non so assolutamente quanto sarà lunga. Quello che vi posso dire è che Square Enix ha detto che la campagna la potrete affrontare anche con i vostri amici, in co-op online. Anche su questo punto, ragazzi, gli sviluppatori non sono stati molto chiari, perché non sappiamo con certezza se effettivamente due personaggi in quel determinato frangente possono lottare insieme e soprattutto se la mappa, i nemici aumentano di difficoltà o che in qualche modo ci siano delle variazioni. È tutto così un po' fumoso. Square Enix ha assicurato che potremmo giocarlo insieme ai nostri amici, anche se, ragazzi, in merito a questa modalità c'è molto, moltissimo che dobbiamo ancora scoprire. E dato che abbiamo parlato di personaggi giocabili, ragazzi, adesso dobbiamo parlare un attimino anche di grafica, in particolar modo della grafica delle facce dei nostri supereroi. Alcuni di voi sicuramente avranno storto il naso guardando questo trailer gameplay. Ebbene sì, ragazzi, quelle che state vedendo non sono le facce degli attori che noi abbiamo conosciuto al cinema, ma il motivo dietro questa scelta sta principalmente in due fattori.
Il primo, Square Enix non è riuscita a mettere le mani sui diritti delle facce degli attori, perché ovviamente sarebbero state davvero tanto care. Il secondo punto è che gli stessi sviluppatori hanno detto che è sbagliato accostare questo videogioco a quello che abbiamo visto nei film, e quindi questi Avengers hanno una personalità e soprattutto una faccia diversa da quella che noi conosciamo. Insomma ragazzi, una scelta che può essere più o meno condivisibile, fatto sta che è un fattore davvero molto importante di tutta la produzione. Ed ora ragazzi, un'altra curiosità molto importante: il titolo di che genere è? Detto in parole povere, il titolo è un open world come Spider-Man, come Skyrim, oppure è un titolo single player dove dobbiamo seguire la direzione che ci hanno dato i programmatori? Ebbene ragazzi, la seconda risposta è quella giusta. Gli sviluppatori infatti hanno detto che il titolo non è stato costruito per essere open world. Voi non potrete prendere Hulk e andare in giro per la mappa a distruggere e a fare quello che volete. Quindi molto probabilmente non ci saranno neppure missioni secondarie, quindi molto probabilmente viaggerete su binari, quindi molto probabilmente voi non potrete interagire con l'ambiente, quindi molto probabilmente si tratterà solamente di una campagna single player che vi fa andare dal punto A al punto B e poi al punto C e così via e via discorrendo. Insomma ragazzi, questa è una scelta che può piacere come non può piacere. Certo che non dare la possibilità ai giocatori di potersi muovere con i loro beniamini in un grandissimo universo bellissimo e vasto come questo è davvero un grandissimo peccato. E per finire ragazzi, un tasto davvero molto dolente di tutta la produzione: la presenza all'interno di Marvel's Avengers di microtransazioni. Sì amici, avete capito bene, Square Enix l'ha già detto chiaro e tondo: se voi volete una determinata skin, vorrete un determinato personaggio, volete qualcosa di particolare per il vostro amico supereroe, beh, lo potrete sbloccare solo e solamente con soldi veri, e cioè con microtransazioni. Non ci sarà alcun modo per i giocatori in game di guadagnare una valuta che poi gli permette di avere la stessa identica cosa. Detta in parole povere, se volete un Iron Man più figo, volete una vedova nera un po' più svestita, beh ragazzi, quello dovete prendervelo con i vostri cash. Il che ragazzi ci fa tornare sempre a quello spinoso problema: le microtransazioni sono il male assoluto, sì o no? E in questo caso sono davvero utili? Sì o no? A voi larga sentenza. Ed eccoci giunti alla fine amici. Voi di questo videogioco cosa ne pensate? Vi attira? Non vi attira? Vi aspettavate di meglio? Beh, fatemelo sapere sui commenti e noi ci vediamo in un prossimo mega video. Ciao!